di tenere presente tutte le varie componenti, che purtroppo sono restrittive non per colpa nostra, ma perché voi sapete meglio di me che a un certo punto la UEFA stabilisce minor presenze di quanto non sia nel campionato nazionale. E quindi a un certo punto, poiché noi abbiamo fatto dei nuovi acquisti, e mi dispiace per un centrocampista che, al quale abbiamo dovuto rinunciare, però abbiamo dovuto rinunciare anche a Zielinski, perché Zielinski lo conosciamo, sappiamo perfettamente quello che può dare e quello che non può dare, mentre invece in funzione della prossima annualità io devo capire chi ho preso in maniera definitiva e chi ho preso invece in opzione, perché se io non li vedo giocare, cioè il problema bisogna secondo me sempre saper scindere. Cioè, qual è l'investimento vero? L'investimento vero è la sperimentazione, non è la vittoria ad ogni costo. Io devo riuscire a capire quali sono gli errori del passato, quali sono le cose che non funzionano. Io credo che dal 18 di febbraio, finalmente avendo la rosa al completo, più che completa, ci siano delle opportunità per dire bene, il campionato riparte in maniera corposa, adesso non ci sono più scuse, non ci sono più disagi, abbiamo una rosa che ti può veramente permettere di competere a qualunque livello. Io ho letto che qualcuno aveva dubitato che ci fosse una specie di ripicca o una specie di azione vendicativa nei confronti di Zielinski. Assolutamente no, perché Zielinski, l'ho già affermato più volte nel passato, è una splendida persona, un bravissimo ragazzo, un giocatore di livello, però poi ripeto, le scelte sono state fatte, visto che lui è in uscita, perché poi dal 1° di luglio non sarà più con noi, noi dobbiamo francamente aprire una finestra su quelle che sono le possibili opportunità di entrata e quindi se confermarle, se portarle avanti. Noi abbiamo Traoré che ci ha delle opzioni per poter continuare riscattandolo, la stessa cosa per il centrocampista, che però purtroppo non c'era posto nemmeno per lui, quindi abbiamo dovuto sacrificare pure lui. Poi ho sentito dire, perché poi è vero che si devono riempire i media di notizie, però c'è sempre quella nota pochettino malevola che mi crea non malinconia ma melanconia, che è un po' diversa perché mi fa anche sorridere a volte, dove si dice: ma come, aveva promesso De Laurentiis più cambi, il direttore, il famoso difensore che mancava, ho sentito parlare addirittura di giocatori di piede sinistro. Allora, poiché era, si pensava in uscita Ostiga, poi mentre io stavo appresso a un giocatore che era venuto fuori prepotentemente nel Genova, e il Genova ha trattato con me per Dragosin, dove io, questo dice il Genova, avevo fatto un'offerta superiore a tutti gli altri, però il giocatore ha preferito al Napoli e al Bayern Monaco andare in Inghilterra, perché l'Inghilterra è sempre una meta indiscutibilmente per chiunque irrinunciabile. E allora a quel punto lì abbiamo detto: qui serve secondo il mister uno veloce e non uno rapido, perché c'è differenza tra uno che è rapido e uno che è veloce. Allora, a un certo punto avevamo
ripiegato su il signor Perez. Io ho fatto un incontro a Napoli all'hotel che è la mia base Britannique con Gino Pozzo, che è venuto molto carinamente, molto gentilmente. Dopo 3 ore di discussione ho detto: senti Gino, io devo andare a trovare il nemmeno più sindaco, il commissario lì a Castellammare, perché voglio vedere se trovo una situazione per la nuova casa del Napoli. Poi ho visto che un casino di traffico, le cose eccetera, lasciamo perdere, andiamo dall'altra parte. Però sono scappato via, e prima di scappare via ho detto: senti Gino, facciamola finita, io ti do 18 milioni all inclusive. Poi a un certo punto vengo raggiunto dai miei, dicono: no, ma lui vuole che si paghi a chi ha cresciuto negli anni 700.000 euro, poi al procuratore 500.000. Ho detto: sentite, ma avete rotto i coglioni, non si fa più nulla. Nel frattempo, per 2 partite, il signor Mazzarri si era messo a 3 dietro, rivalutando anche Ostigar. Allora io dico: scusate, ma meglio di andare a comprare un giocatore che poi magari quest'estate, se devo rimodulare in un altro modo la difesa, me lo trovo là. E invece se Ostigar, che è un bravissimo ragazzo, un bravissimo giocatore, lo volevano comprare per 10 milioni, dico: ma qualche cosa varrà, no? E cerchiamo di utilizzare quelli che ci abbiamo. Dopodiché abbiamo comprato addirittura un centrocampista che può svolgere anche il ruolo che lo ha fatto del difensore centrale. Poi c'è un'altra cosa che dobbiamo... Dove cazzo ho messo io? Aspetta, eccolo qua. Ecco, un'altra cosa che dobbiamo... Questo così, sempre in attesa della conferenza. Chiarire, no? L'altra cosa è perché io vi sento dire: ma che cazzo avete comprato? Avete comprato un giocatore che è un trequartista, quando serviva uno che giocasse o a destra o a sinistra, al posto di Politano o al posto di Kvara. Ragazzi, allora, il signor Lindstrom ha fatto la bellezza di 23 partite, non nel Napoli, non nel Napoli ovviamente, sia in nazionale che con l'Eintracht, dove giocava come ala destra, punto. Poi ha fatto 19 partite dove ha giocato come trequartista, però sono più quelle che ha giocato come alla destra che come è. Poi ha fatto come centrocampista a destra, di inserimento a destra 1 e a sinistra 3. Questa è la verità, perché poi bisogna che vi documentiate, perché se no io mi sono stancato di sentir dire: ma chi cazzo hanno comprato? Serviva una alla destra, hanno comprato un trequartista. È chiaro il ragionamento? No, perché poi bisogna essere anche leciti, cioè se si deve collaborare tra media e chi sta da quest'altra parte, anche perché noi siamo dentro, cioè noi vediamo tutti i giorni, conosciamo il carattere, la fisicità, lo stato di quel momento fisico, eccetera. Voi state dall'altra parte, allora sarebbe bene che ogni tanto ci si concertasse. Era dovuta questa conferenza per Mazzarri perché è dopo il mercato, la chiusura del mercato, però è mia intenzione, ma non come atto chissà rivoluzionario di che cosa, di non fare più le conferenze stampa prepartita, perché nel momento della prepartita l'allenatore è lasciato in pace, cioè quello già tante così considerazione da dover prendere. Poi di che vi deve parlare? Mica vi può dire come schiererà la squadra, no? Non ve lo può dire. No, non dobbiamo dare dei punti di riferimento alla controparte. Giusto? Bene. Io sono anche contrario, ma questi sono i miei colleghi della Lega, perché la Lega di calcio è un disastro, un cumulo di incapacità totale. Va bene? Perché il fatto che venda alle televisioni, il fatto di far entrare le telecamere all'ultimo momento quando quelli stanno nello spogliatoio con un testicolo mezzo dentro e mezzo fuori,
tutti concentrati, gli vanno a rompere le scatole per vedere che, per fare cosa, per vendere che cosa, qual è la spettacolarità di questo sacro momento? Cioè solo la stupidità di chi vende le cose alla televisione, va bene? Poi ha venduto anche il dopo partita, ma dopo partita uno c'ha certi problemi per capello, che non è allenatore di una volta, e dico, ma io perché devo venire a parlare della partita? Io devo ritornare a casa, mi devo rivedere la partita in televisione, e il lunedì si fa un bel tu per tu con tutti quanti, e uno dice, ecco, allora parliamo della partita di ieri. Allora ha un senso, no? Ma che vuol dire? Cioè, dopo che io ho fatto vedere partite in televisione di tutti quanti, di questo, anche degli altri campionati europei, perché ormai viviamo solo di calcio, ti devo anche far sentire delle cose che sono poi sempre le stesse, no? Domande uguali, risposte più o meno diplomatiche, anche quando uno vorrebbe dire cose che magari non può dire. Invece il giorno dopo, con la calma, uno ha visto la partita, ha capito i punti forti, i punti deboli, se ci sono stati dei problemi arbitrali, non arbitrali, e uno se ne è reso conto meglio. Invece se uno esce, va lì, dice, ma lei cosa pensa? Perché poi voi siete dei gran paraculi, fate proprio le domande ad hoc, perché cercate di tirar fuori la situazione un po' scandalosa per colpire nel segno e vendere di più, no? Far salire anche l'audience. Come è normale. Come è normale che sia, io posso fare ancora peggio. Però, voglio dire, secondo me non funziona, perché poi il calcio italiano è bistrattato, perché non c'è una confusione nella gente normale, non sa che cos'è una Lega, non sa che cos'è la federazione, non capiscono. Poi mercoledì parleremo di altre cose. Una cosa sopra in questa ricostruzione di mercato che gentilmente ci hai fatto, ma Samardzic è stato un obiettivo oppure no? Giusto? Non capisco. Samardzic è stato un obiettivo, no, visto che abbiamo fatto questa bella ricostruzione del mercato. Era sul tavolo, ma sai quanti giocatori abbiamo messo sul tavolo? Tanti. Guido, vado a prendere. Poi, sì, direi di sì. Devi considerare anche che oltre al budget ci sono i problemi di voler comprare e vendere, no? Già da noi e anche dagli altri. Il mercato di gennaio non ti permette di comprare chi vuoi, e poi tu considera che noi abbiamo questa grossa problematica del limite degli extracomunitari, dove io mi sono battuto e Malagò la pensava come me. 5 anni fa abbiamo creato l'opportunità di abolire, per quanto riguardava la Serie A, la legge Bossi-Fini del 2001. Okay? A un certo punto, poiché in federazione l'asso calciatori vota a favore del Consiglio federale, si è schierata di traverso e non abbiamo più portato avanti questa situazione. Quindi anche quando tu vai a pensare, io compro quello, ah, quello è bravo, ah, no, ma quello è extracomunitario, cioè, perfetto, ecco l'allenatore in prima. Prego!